Benvenuti pinguini. Il 25 aprile, che dal momento in cui uscirà questo video sarà settimana scorsa, in particolare giovedì scorso, il canale ha fatto ufficialmente 2 anni. Io considero come compleanno, o meglio, giorno di compleanno del canale, non il giorno in cui ho registrato l'account su YouTube, ma più che altro il giorno in cui ho pubblicato il primo video, che ricordo che era un video di Breaking News, tra l'altro format che per il momento ho accantonato. E quindi perché non festeggiare i 2 anni del canale? Anche perché credo che in questi 2 anni, partendo da zero, proprio da zero, credo che abbia raggiunto un bel traguardo. Al momento ho poco meno di 3200 iscritti, che per me è un traguardo eccezionale. E come lo voglio festeggiare questo piccolo compleanno, questo piccolo traguardo per il canale? Vi faccio un vero e proprio vlog che non ho mai fatto forse per questo canale. Un vlog in cui vi racconto come nasce un mio video. Vi racconterò tutto il processo che mi porta a fare un video. In particolare sarà il video di venerdì, che è un video di AFK Storia. E quindi vedete come, diciamo, approccio la scrittura, la registrazione, alcuni fuori onda, alcuni blooper. Ragazzi, ho fatto un macello di blooper, ma quanti ne ho fatti? E poi tutto il lavoro di post-produzione che c'è dopo. Ovviamente molte cose sono tagliate o velocizzate, perché comunque tra fare il video, girarlo, editarlo, comunque hanno passato un totale di 2, 3, 5, 6, ma 7 ore, 6 ore e mezzo. Però spero che questo video vi intrattenga. È solamente un video, diciamo, documentario, come fanno in tanti, perché non farlo io per questa occasione. E quindi, boh, divertitevi. Soprattutto non saltate la parte dei blooper, perché ne ho fatti una squintalata. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di supportare il mio lavoro, soprattutto perché il video di venerdì, nonostante i disagi, secondo me è un bellissimo video. Tra l'altro è una storia che non conoscevo, comunque non conoscevo in maniera così approfondita. Mi è piaciuta, quindi spero che anche a voi possa piacere. Di cosa tratta questa storia? Le cose sono due: o vi guardate questo video, perché se da una parte dirò che non ve lo voglio spoilerare, dall'altra parte, beh, salterà fuori. Quindi o prendete gli indizi che sono sparsi in questo video, oppure attendete venerdì. E quindi, cos'altro c'è da dire? Godetevi il video. Oggi è venerdì 26 aprile. Adesso io vi faccio vedere un po' come nasce un video. In particolare sto preparando un video di FK Storia. Magari non vi spoilerò di cosa parlerà, perché poi lo vedrete quando sarà venerdì. Però vi faccio vedere tutto il processo che ci sta dietro. Domani mattina lo vorrei registrare, così poi per averlo magari pronto già nel pomeriggio, così da avere il weekend libero. Per fare questo video ho trovato, come potete vedere, un sito preso da Yale, che lo utilizzerò come base per fare, diciamo, il contenuto del video, e poi magari troverò altre fonti, vediamo cosa trovo per magari aumentare quello che c'è scritto, perché qui sembra che ci sia parecchio già. Di magari non mi servirà un'altra referenza, però non si sa mai, è meglio andare a controllare. Ma non per controllare se questo magari non contiene informazioni corrette, più che altro per aggiungere dettagli, se ce ne sono ovviamente. Vediamo, io me la leggo, tutto quello che faccio, leggo le prime sezioni, inizio a scrivere. E poi mi sposto in base a dove devo andare. Questo, tra l'altro, è uno dei motivi per cui molto spesso la sigla arriva tipo a metà video, che so, verso la fine. Perché comunque mi sposto sempre e poi cerco di trovare il punto preciso dove mettere una sigla, dove secondo me è il punto giusto. Poi, ovviamente, secondo me, dove interrompere la narrazione. Vabbè, dai,
Credo che bisogna stare qua a leggere, quindi iniziamo. Dunque, la prima cosa che faccio è che scrivo una mia breve introduzione e poi inizio con i dettagli, no? Quindi, vabbè, l'introduzione bene o male so come scriverla. La tizia aveva un grado della Marina americana di Rear Admiral. Ah no, contrammiraglio, va bene. Lo traduciamo come contrammiraglio, dai. Trovo questo video, so pure come concluderlo, che ovviamente ho letto un pochettino la storia del personaggio di cui narro la storia in questo video. Però diciamo devo costruire tutta la narrazione perché bene o male ho costruito, diciamo, gli ho fatto le introduzioni, cerco di farle molto brevi, a meno che c'è qualche disclaimer da fare, cerco di farle molto brevi. Beh, mi sa che è il momento di scrivere. Ecco, per esempio, questo è un caso in cui questo sito dà più informazioni sulla carriera, però Wikipedia mi dà anche più informazioni della sua vita, diciamo, prima che diventasse il personaggio famoso di cui voglio parlare. Quindi siamo da qua. Devo rubare qualche informazione da Wikipedia. 1 hour later. Allora, sono intorno alle 10:20, è passata più di un'ora. Adesso sto facendo una piccola pausa. Avrò scritto, credo, un 50%, 40-50%, roba di questo tipo. Però, ovviamente, la parte più succulenta del video arriva dopo la sigla, che credo che sarà la parte più interessante della storia. Penso che ci sarà almeno un'altra ora di lavoro per terminare questa scrittura di questo video. Poi voglio andare a dormire. No, lo devo terminare così domani quando mi sveglierò. Farò colazione, prendo il caffè e lo registro. Dai, un po' di forza di volontà. Boh, continuiamo. Che termine devo utilizzare qua? Non mi viene. Gamma di programmi che tu. Noi oggi usiamo. 1 hour later. Allora, sono le 11:20, è passata un'ora dall'ultima volta che ho acceso la telecamera. In questa ora ho terminato il copione, quindi in totale ci sono stato 2 ore. Credo che questo video, no, dal copione sarà 15 minuti, uno più, uno meno. Oramai dalla lunghezza riesco bene o male a farmi un'idea di quanto possa essere il minutaggio. E domani lo registro. Sono molto soddisfatto di quello che è venuto. Mi ha aiutato parecchio Wikipedia, perché molto spesso su Wikipedia le cose sono scritte in modo che a me piacciono, utilizzando un approccio tipo più strutturato. Però poi anche là c'erano tipo degli sbarmellamenti che ho integrato con l'informazione che ho trovato su questo sito. Insomma, sono soddisfatto. Secondo me verrà un bel video. Spero che anche a voi piaccia. Però io adesso vado a nanna. Domani si riprende e inizio a registrare. Tomorrow. Allora, mi sono svegliato, ho fatto colazione, ho preso il mio caffè e adesso è giunto il momento di registrare il video che ho fatto ieri. Ah, non so neanche se la telecamera è messa giusta ancora, la devo connettere con il mio cellulare, però diciamo per un vlog penso che va più che bene. Vado sul mio Notion, che tra l'altro c'è ancora la mia avventura di Lex Arcana. Ogni tanto le creo io le avventure, ma ogni tanto ne ho fatte due finora. Quest'ultima l'abbiamo finita giovedì. Ci siamo scassati dalle risate. E
Allora, devo andare sul testo del video che ho fatto ieri. Sì, l'ho trovato, mi sono dimenticato di mettere la data. Allora, questo video uscirà il 3. Va bene. Seleziono. Ancora c'ho la voce di chi non si è svegliato. Dicevo, seleziono tutto il testo. Lo metto sul programma del teleprompter. Quindi qua scrivo HS 24 008 e ci dovremmo essere. Questo lo mettiamo landscape, alziamo la luminosità e lo mettiamo qui sotto. Voi non riuscite a vedere il teleprompter perché la telecamera è messo dietro lo specchio. Dunque questo è quello che vedo io. Mettiamo il testo all'inizio. Perfetto. Ovviamente quello che vedete qua è quello che sta dietro alla mia telecamera. Lì ci sono tutte le cose della mia telecamera. Neo Genesis Evangelion. Alcuni libri game. Altri manga. Allora, devo far funzionare questo. Funziona. Wow. Ok, vabbè. Questo non mi serve, mi serviva ieri. Mi serve un stand per cellulare. Dov'è il mio stand per cellulare? Non trovo il mio stand per cellulare. Stacco il filo. Ho trovato il mio stand per cellulare. Allora. Mettiamo qua la messa a fuoco manuale. Non posso attivare il wifi perché sto registrando. Ci vediamo tra un po'. Dai, mettiamoci in posa. Ah, mal di schiena. Vabbè, dai, iniziamo. No, aspetta. Dai, riprendiamo. Cosa collega questa donna e questa scheda? Grafica Nvidia. Perché vai così veloce? Cosa collega questa donna? A few moments later. A 17 anni Grace Hopper si iscrisse presso la Vassar. All'età di 17 anni, alla patata di tua mamma in cariola, ecco. Nel 2000 è tua mamma. Nel 1928 si laurea al Vassar College, quindi con una laurea, quindi perché ho messo sto cazzo di quindi? Di cazzo l'ha messo? Molto soddisfatto di quello che è venuto. Molto soddisfatto. Nel 1930, mentre faceva il dottorato... no, aspetta, qui c'è un errore. C'è un errore grave. Che fa male di cognome. Devo ripetere la prima parte. Grace Brewster Morey. Ma perché so scrivo di... Quando ottenne il suo incarico con il grado di sottotenente, Grace Hopper fu assegnata al Bureau. Come si legge sta parola? Vaffanculo. Bureau.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Grace Hopper rifiutò il titolo di professoressa verso il Vassar College, presso il Vassar College. L'ho scritto con i piedi, ma se no, ma ieri forse era stato più stanco del solito. Nel 49 andò a lavorare presso la Eckert Mauchly. Come si dice? Eckert Mauchly. Eckert Mauchly. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo dell'incredibile storia di Grace Hopper che con le sue idee diedero vita a quella che mi si blocca ogni tanto sullo spacchio di programma di merda. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di tutta questa storia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo. Wow, meno male che sono riuscito a registrare tutto perché la batteria si stava scaricando e adesso, diciamo, devo scattare le thumbnail. No, non le scatto la thumbnail. Metterò una foto di Grace Hopper. Vabbè. Adesso io stacco la telecamera, tolgo la scheda SD e carichiamo tutto sul computer. Dopo tanto registrare, perché non farsi un bel caffè? Utilizzo delle capsule, queste sono capsule compostabili, non quelle di plastica che inquinano. Mettiamola qui dentro. Cazzo, se ne affondare. Quale cazzo è questa? Sarà questa? Cazzo, ok. Dai, la rimettiamo qui dentro, chiudiamo, pigiamo, c'ho qua, quasi sporcato, perché è uscito il cassetto, si è sporcato di caffè, apriamo, lo so che adesso faccio una cosa che a molti farà arrabbiare, però a me il caffè amaro non piace, già la vita è piuttosto amara perché bisogna bere il caffè amaro. Zucchero, pigiamo, sì. Ecco, quando vi dico di offrirmi un caffè virtuale, cosa succede dietro le quinte? I vostri caffè virtuali si trasmutano in caffè veri? Quindi vi diamo una mescolatina e io adesso, mentre attendo che i file vengano passati dalla scheda SD al computer, può iniziare a editare, intanto mi godo questo caffè. Allora, finalmente i file sono passati tutti e adesso creo un nuovo progetto. Molti di voi già sanno, ma per chi non lo sappia, nonostante l'amore che io possa provare per Linux, io uso Adobe Premiere. E Adobe Premiere è solamente disponibile su Windows. Sì, è vero, anche su Mac, ma non ho un Mac così potente per editare video. L'ho dovuto fare alcune volte per quando mi trovavo in viaggio, ma era troppo lento. Cioè, dovrei comprare uno di quei nuovi M2. Con gli M2 l'ho provato su un Mac M2 di un mio collega e volava, madonna, quello volava, riusciva a gestire i video in 4K in una maniera allucinante. Però non ho un Mac 4K e poiché Adobe Premiere secondo me è uno dei migliori programmi di video editing esistente, che almeno io riesco a utilizzare perché ho imparato in tanti anni a fare tante cose. E poi ci sono delle funzionalità che, mi dispiace dirlo, per il momento i programmi di video editing open source se le sognano, tipo tutte le cose di intelligenza artificiale. Mettiamo il video e poi mettiamo l'audio
non so per quale motivo mi registra un solo canale, quindi io duplico il canale. E adesso dobbiamo attendere che qua mi crea tutte le forme d'onda così da poter sincronizzare tutto. Quindi mi devo focalizzare su questo video. Vediamo se è messa a tempo. Dai, ci siamo. Una cosa che molti non sanno è che la mia telecamera in 4K registra per un massimo di 15 minuti. Quindi ogni 15 minuti devo poi... Vedete, qua c'è uno stacco della telecamera. Non c'è uno stacco dell'audio, ma della telecamera, quindi devo risincronizzare. Perfetto. La traccia audio io non la spezzo mai, perché quando faccio l'enhancement audio... Lo faccio sulla traccia unica, perché se lo faccio su due tracce poi mi potrei, perché se lo faccio su due tracce oppure su due tracce separate potrei avere livelli di volumi differenti e a me sta cosa non piace. Ok, questo è fatto, mutiamo questo. Grafica Nvidia. Questo è il segmento sbagliato, vabbè, o magari è il segmento giusto, che non lo sappiamo. Allora dai, mettiamo qua un livello di regolazione. Con questo livello di regolazione io lo uso per farci la color correction. Non sono bravo a fare la color correction, però io uso dei preset. Ok, simpatico. Vedete, vedete come ha cambiato ta 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 ta, cioè proprio cambia dal giorno alla notte. Però faccio qualche piccola regolazione, abbassiamo un po' la temperatura, anche se a me non piace utilizzare il termine si abbassa la temperatura del colore. Ok, alzo un pochettino l'esposizione, aggiungo un pochettino di contrasto. Ci dobbiamo essere. Che carino. Perfetto. Allora, questo lo chiamo main. Io tutte le tracce così, queste qua, che contengono tutti i segmenti video, l'audio sincronizzando e il livello di regolazione, lo chiamo sempre main. Da questo creo una clip che chiamo con il codice del video, quindi HS2400, cos'era questo? 9. Ok. E posso iniziare a editare. Ci vediamo tra un po'. La fase di editing di un video necessita di tanto tempo. Tutto questo che vedete a schermo accade in un periodo di circa 2 ore. Questo perché, oltre a tagliuzzare le varie sequenze, devo pure cercare le immagini e assicurarmi che posso utilizzarle, perché in alcuni casi devo citare le varie fonti. Infatti, quando posso, uso immagini di pubblico dominio. Poi ci sono vari effetti che devo aggiungere, audio, outro, insomma, il tempo se ne va. Ovviamente, quando è possibile, cerco di riciclare dai vari video che ho fatto in passato. Per esempio, in questo video ho riciclato un segmento preso dal video della storia di Linux. Ho fatto tutto il video, quindi il video di venerdì è fatto. Allora, quello che c'è da fare è di renderizzarlo, quindi lo devo esportare, poi lo devo guardare e poi lo pubblichiamo, lo mettiamo su YouTube e poi faccio la thumbnail, devo fare la descrizione, devo fare il titolo, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, nel frattempo che io mi cibo, mi riempio, diciamo, la pancia con il pranzo, lo renderizziamo. E poi dopo pranzo gli do un'occhiata e vediamo come è venuto. Vi avevo anticipato ieri che il video sarebbe stato sui 15 minuti, in realtà è durato 18 minuti, va bene, dai, sono stato fuori mi sono sbagliato di 3 minuti, vabbè, non c'è nulla di male. Dai, esportiamo e nel frattempo vado a pranzo. Dopo pranzo creo una miniatura per il video, lo carico su YouTube, mi aiuto con ChatGPT per scrivere la descrizione, metto tutto quello che serve e adesso il video è pronto. Spero che questo video documentario vi sia piaciuto. Io nel farlo ho provato molto disagio, perché non ero abituato a registrare cose che dovevo registrare, cioè era tipo una cosa di Inception. Però diciamo, spero che sia venuto bene
e spero che vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a questo punto, perché questo video sarà 20-30 minuti, non so quanto durerà, perché ancora devo decidere quanto accorciare determinate parti, cioè, e non vi siete ancora iscritti al canale, cosa state aspettando? Cioè, avete trascorso questi minuti della vostra vita e registratevi, perché per voi è un click semplice, ma per me fa molta differenza, perché fa capire all'algoritmo di YouTube che i miei video sono di interesse. E quindi aiutatemi se volete. E quindi noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.